Grillo paragonato ad un talebano. La presidente Boldrini va giù pesante, replicando al leader dei 5 Stelle che tra le altre accuse l'ha definita un oggetto d'arredamento del potere. Durante la visita alla Fiera del Levante, spalleggiata dal governatore Vendola, capo del partito della Boldrini, commenta così gli insulti ricevuti, attingendo dall'album dei ricordi. Io pensavo di aver visto l'estremismo fondamentalista in Afghanistan al tempo dei talebani. Evidentemente non avevo ancora visto tutto. Durante il giro in fiera si è soffermata nel padiglione dell'agricoltura, dove tra un'orecchietta al sugo fresco ed un vino rosato la Presidente ha ricevuto applausi e richieste d'aiuto. Perché può mangiare? Ha ragione, signora, lo so, è dura. Può mangiare, per chi non può mangiare? Vi rendete conto? Ci rendiamo conto, signora. Senza lavoro. Ci rendiamo conto e non bisogna perdersi né in chiacchiere né in polemiche. È vergognoso il futuro dei nostri figli. Poi un passaggio nel padiglione della Regione Puglia e la politica con l'appello al Parlamento rissoso degli ultimi giorni. Non vorrei che la Camera, cioè l'Aula, l'Assemblea diventasse un luogo dove c'è un confronto muscolare o dove ci si rapporta, sì, un palio, un ring. Non è quella la natura dell'Aula parlamentare, non è quella. Scadere anche negli insulti, nelle provocazioni, aiuta a ricucire con gli italiani. Gli italiani vogliono altro, vogliono che chi è in Parlamento lavori, produca delle leggi che vada a favore del Paese. Sulla ripresa economica invece ha chiesto al Paese di restare unito, definendosi una zingara delle istituzioni, una presidente che lavora come tramite delle istanze della gente fuori dal palazzo.